Il ciclismo è di nuovo tornato alla ribalta perché la stagione, quella diciamo così invernale, si è conclusa, adesso parte quella primaverile estiva che ci porterà nel pieno naturalmente di un'annata ancora una volta molto ricca, annata ricca sotto tutti i punti di vista, sia se si parla di due ruote su strada ma anche fuori strada. E il Canavese negli ultimi anni ha dimostrato di essere un territorio dove veramente tantissimi sono i campioni e gli atleti che si sono messi in luce, soprattutto appunto in questa specialità. Oggi abbiamo invitato un atleta che, seppur ancora molto giovane in età, ha una grande esperienza e con lui vogliamo chiacchierare, parlare e scoprire un pochettino quello che è il mondo della mountain bike a livello nazionale e internazionale. Buonasera Jacopo Billi. Buonasera. Jacopo, come stai? Grazie mille intanto per l'invito. Grazie di aver raccolto il nostro invito, che è sempre un piacere. Sappiamo benissimo che tu sei sempre di corsa, in tutti i sensi. Siamo tutti di corsa ormai, andiamo sempre a mille, però allora, sono molto contento di essere qui e sì, diciamo che la stagione è iniziata. Ok. E sto bene, sono contento di come è partita, quindi diciamo che ci sono tutti i presupposti per continuare nel modo giusto. Certo. E continuare a inseguire quelli che sono gli obiettivi che ci siamo prefissati. Che questo è importantissimo. Allora Jacopo, tu sei roccese di origine, matese di adozione, quindi canavesano doc, quest'anno tante novità, tra le quali quelle della nuova squadra. Raccontaci questo cambiamento, il perché di questa scelta e come è stato il primo impatto. Sì, hai detto bene, quest'anno sono con il Veneto Metallurgica Professional Team, una squadra nuova che praticamente esiste da solamente 2 anni e sono approdato in questo team in quanto penso che sia un progetto molto interessante. E questo è importante. Sì, esatto, perché diciamo che hanno prospettive future di crescita che mi interessano molto, sia in campo gare, quindi per quanto riguarda le competizioni, okay, sia in campo anche social. Okay. Ho trovato comunque una bella sintonia, secondo me, per quello che faccio anche sul mio canale YouTube. E infatti poi parleremo anche di questo aspetto. Ok. E quindi diciamo che le scelte di cambio squadra sono state date da diversi fattori. Arrivo dalla Scott Racing Team con cui ho passato gli ultimi 2 anni. Certo. In un mio video recentemente ho detto che sono un po' lo Zlatan Ibrahimovic del ciclismo, perché non per lo stipendio purtroppo ma per più per il fatto che ho cambiato comunque team ogni 2 anni. Certo. Costantemente, e però probabilmente ho una ricerca di continua di stimoli. Questo bravo. È importante, perché poi alla fine dei conti è anche vero che c'è chi si lega per tanti anni alla società, a una maglia, se parlando in generale dello sport, però è anche vero la voglia di mettersi in gioco, perché diciamo tu sei giovane come età, però è una lunga esperienza, ormai da diverse stagioni tu vivi il mondo della mountain bike ad alti livelli e quindi credo che tutte le volte dentro di te, e non solo dentro di te, c'è bisogno di qualcosa, di un traguardo nuovo, di uno stimolo nuovo. E se appunto hai fatto queste scelte in questi anni, credo che sia dettato da questo fondamentalmente. Sì, sì, esattamente. Ormai sono più di 20 anni che corro, quindi ne ho viste un po' di tutte anche a livello di team. E ho capito che ogni team ha i suoi punti deboli e i suoi punti di forza. Certo. Magari è giusto cercare quello che è l'ambiente che per te si cuce più addosso e certo, che ti fa stare più sereno. Qui devo dire che ho trovato una bella serenità, una bella tranquillità. Una grande organizzazione, da questo punto di vista sono stato stupito dal team. E speriamo di continuare così, dai, i progetti sono interessanti anche per i prossimi anni. Io ho firmato 2 anni, quindi sarò con loro fino a fine 2025 e poi vedremo. Beh, diciamo che tu hai giustamente dato un input anche a una cosa che dicevi prima, perché tu, oltre ad essere un atleta, sei anche molto social. Raccontaci anche questa parte, visto che noi lavoriamo molto nell'ambito di social e quindi vorrei capire anche con te che cosa significa per chi frequenta il mondo della mountain bike e dello sport nazionale come te, anche il fatto di avere, diciamo così, una vetrina, se la possiamo definire tale, in cui dialogare e avere un contatto anche con chi pratica questo sport non solo a livello professionistico ma anche amatoriale. Sì, io ho iniziato diciamo a spingere abbastanza forte sui social ormai 4 anni fa, durante il periodo Covid, proprio in quarantena. Una persona molto vicina a me ai tempi mi ha spronato a fare qualcosa, a mettermi in gioco, visto che non si poteva correre. E ho aperto il canale YouTube, ho iniziato a creare contenuti riguardo proprio quello che facevo durante il giorno, gli allenamenti, le gare, certo, tutto quello che era il nostro mondo, che è comunque poco conosciuto in quanto è uno sport di nicchia. Certo. Poi ho continuato, ho creato una bella community, si sono formati vari argomenti da toccare, varie tematiche interessanti.
E poi devo dire che da essere un gioco è diventato non un secondo lavoro ancora, però una buona opzione anche da portare avanti nel futuro. Certo. Quindi continuate a investire in questo senso, soprattutto perché mi diverto un sacco. Mi piace questo molto. È importante, esatto. Alla fine non è cosa di secondo piano. Mi piace molto creare contenuti, parlare di quello che faccio, quindi che sia il weekend di gara piuttosto che trasferte, allenamenti, alimentazione, mostrare un po' come funziona il mio lavoro. E poi penso che sia importante, me ne sono reso conto ultimamente, sfatare un po' alcuni miti del nostro sport e parlarne, mm-hmm. cioè dare un po' una rinfrescata anche all'ambiente, perché comunque sì. ci sono un sacco di ragazzi giovani, ne parlavamo prima, che si approcciano a questo sport e che magari non vedono tanti esempi di corridori più grandi che possano essere effettivamente un po' freschi, dico io, è un po' l'ambiente vecchio, e secondo me va svecchiato, e svecchiarlo significa anche per chi comunque è più grande portare contenuti social, mostrare... Usare le nuove tecnologie. Esatto, lavorare con le aziende, perché sennò restiamo fermi a 10-15 anni fa, dove conta solamente il risultato, la classifica, che io dico è sempre al primo posto, però perché no anche affiancare qualcos'altro, dare una spinta in più, no? Certo. Jacopo, il fatto di appunto metterti in gioco e essere tra virgolette un punto di riferimento per i giovani. Hai detto bene prima il fatto che a telecamere spente, diciamo, come la mountain bike, che è nato veramente, rimane purtroppo ancora considerato uno sport di nicchia perché non ha grandi sbocchi a livello di media nazionali e internazionali. Sono le rare le occasioni in cui vediamo delle gare in TV per tutta una serie di motivi. Però è vero che a livello giovanile c'è stata un'esplosione incredibile. Torre di recente è stata sede di una gara d'apertura, di una gara nazionale a livello giovanile esordienti allievi, 600 ragazzi da tutta Italia, e tra l'altro pure non tutti hanno potuto muoversi perché appunto ci sono anche delle distanze notevoli. Sono veramente tanti. Sono tanti, ho addirittura avuto degli amici della Sicilia che sono venuti a fare la gara. E effettivamente è una bella affluenza, ma mi sembra che il mondo a livello di marathon, gran fondo, sia comunque in buona salute, forse non più in crescita come abbiamo visto subito nei 2 anni successivi al Covid, però quello giovanile invece lo vedo veramente esplodere. Cioè, un boom incredibile. Esatto, 10 anni fa quando ero junior io partivamo comunque nelle gare più importanti in 60, 80, 100, quando eravamo veramente tantissimi, adesso sono il doppio. Quindi vuol dire che... Ci sono delle batterie veramente di 200 ragazzi, pazzesco. Che è incredibile. Sì, e anche diventa anche più complicato gareggiare. Se non parti forte e non sei davanti, il rischio di restare imbottigliato esatto, è facile. Esatto, però significa comunque è in buona salute il momento giovanile, vuol dire che tra 10 anni, tra 5 anni, tra 3-4 anni avremo tanti giovani, tanti smetteranno come tutti, tanti continueranno e ci sarà comunque un bel ricambio generazionale sia nel mondo marathon che nel mondo cross country. Ecco, in che cosa è cambiato? Tu hai detto giustamente prima, è 20 anni che pedali su una mountain bike. Dagli inizi, ma anche al di là di quando eri giovanissimo, però da quando ti sei approcciato al mondo del professionismo della mountain bike, quindi sei diventato un atleta di alto profilo, a oggi che hai questa esperienza e che di chilometri ne hai macinati veramente tanto, come è cambiato? Che evoluzione o eventualmente che involuzione ha avuto il mondo della mountain bike? Allora, sì, se penso veramente anche solo a 10-15 anni fa è cambiato tutto, cioè il mezzo completamente. Incredibile, è stratosferico. Esatto, anche solo banalmente front full, una volta si usavano solamente le front bike, poi i V-brake, adesso abbiamo i freni a disco, forcelle da escursioni maggiori e via dicendo, potrei fare una lista infinita. per i tecnici che ci capiscono bene, effettivamente è una cosa incredibile. Pazzesco, è cambiato tutto. E poi è cambiato, secondo me sono cambiati i ritmi, cioè come in tutti gli sport penso, come vediamo anche su strada, comunque ormai i ragazzi di 20, 22, 23 anni vincono il Tour de France. Da noi anche ci sono dei giovanotti che comunque a 22, 23, 24 anni vincono il Gran Fondo, mentre 10 anni fa, non dico che era impensabile, ma probabilmente sì. Quindi sono cambiati i ritmi, bisogna stare dietro ogni anno, fare grossi sacrifici, guardare i dettagli, quindi che sia l'aerodinamica, il peso della bici, la scorrevolezza, l'alimentazione, perché sennò si perde un po' il giro e ogni anno ci si rende conto, anche solo banalmente guardando i numeri, che sono sempre migliori di quelli dell'anno prima, sia a livello di cronometro in salita, in discesa, sia a livello proprio di numeri di watt in gara. Quindi bisogna... è una ruota che gira e non puoi mai fermarti. No, beh, effettivamente è incredibile come dicevamo, non solo sotto il punto di vista puramente tecnico, quindi il mezzo, l'evoluzione è incredibile. Oggi anche, se mi permetti, proprio da profano, però i prezzi nella bici da mountain bike sono folli.
con quello che si spende con la bici, ai miei tempi si comprava una moto. Esatto. Però al di là di questo, perché effettivamente anche il tipo di gare si sono evolute, sono cambiate, e diciamo che i percorsi sono diventati anche completamente diversi, nel senso che c'è anche una cultura diversa. Sì, nel mondo cross country assolutamente, come dici te, proprio sono cambiati totalmente, sì, quindi sì, al giorno d'oggi non si potrebbe più fare un percorso di oggi con le bici di 10 anni fa, o certo, comunque si potrebbe fare, ma sarebbe molto complicato. Quindi la tecnologia forse si è adattata al tipo di percorso. A questo che mutamento. Esatto. Invece nel nostro mondo, Marto, in gran fondo, più o meno devo dire che il livello tecnico è rimasto quello, perché comunque okay, devono essere accessibili a tantissime persone, facendo anche 1000, 2000, 3000 iscritti a gara. Certo. C'è l'amatore di qualsiasi livello e anche il professionista, quindi da noi non è cambiato tanto il percorso, sono cambiati proprio i metodi di preparazione, sì, di alimentazione, di approccio alla gara, anche banalmente di strategia di gara. Perché effettivamente, ricordiamo, spieghiamolo a chi non è avvezzo, marathon significa che avete un percorso di chilometraggio, sì, molto elevato, sì, gare che possono variare da quanto a quanto? Allora, minimo diciamo dalle 2 ore, se parliamo di gran fondo 2 ore, se parliamo di gran fondo marathon messo insieme variamo dalle 2 ore di gara alle anche 6 ore di gara, quindi dai 1000-1500 metri di dislivello ai 4000-4500 metri di dislivello e quindi diciamo che la linea che divide marathon gran fondo è quella dei 60 km, certo, sopra siamo sul marathon, sotto siamo nel gran fondo. Quindi stiamo parlando di chilometraggi importanti. Ecco, ti chiedo, per prepararsi a una stagione, perché non è una gara, tu quante gare fai all'anno più o meno di marathon? Io più o meno partecipo a 30 giorni di gare, dai 30 ai 35. Ok. Possono sembrare pochi effettivamente, perché su strada... No, sì, però se moltiplichiamo che stiamo parlando di una media di 50-60 km a gara, sì, moltiplicato per 30, direi che i chilometri da pedalare, sì, in gara a livello agonistico sono tanti, oltre a quello che naturalmente è la parte di preparazione. Ma appunto, come ci si prepara a un minimo di 2 ore di gara, a 6 ore di gara? Che cos'è, prima hai accennato che il discorso, che il mutamento che c'è stato è legato appunto anche al fatto dell'alimentazione. Quindi che cosa, anche in questo caso, se vogliamo così dare un'infarinatura ai nostri ascoltatori, è cambiato in questi anni e su che cosa bisogna puntare tanto? Allora, sicuramente ho visto negli anni, ho capito che bisogna comunque creare una base buona, quindi fondamentale l'inverno, che poi è una cosa che è ricorrente, sono come un po' tutte le mode nel ciclismo tornano, però quella della grande base invernale è sempre una gran verità. Se ti fermi e ti blocchi, esatto, lì, diciamo così, la prendi troppo scialla, esatto, alla fine paghi le, esatto, conseguenze. Invece se tu costruisci una buona base invernale, hai delle buone fondamenta, puoi costruire una buona casa sopra. Se tu fai un inverno fatto un po' così, dopo diventa difficile mantenere la condizione, trovare i picchi durante l'anno. Quindi quello sicuramente, e poi secondo me la costanza è cercare di... A me piace essere un po' sul pezzo durante tutta la stagione, c'è cioè chi invece preferisce magari fare dei periodi dove proprio va piano, perché magari si allena tantissimo o molto stanco e poi cerca i 2 o 3 picchi. Secondo me ormai bisogna essere sempre competitivi, quando si va alle gare un po' anche nel mondo della strada è così, certo, non puoi andare alle gare per allenarti ormai, perché sì, 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 il livello è altissimo e arrivi quando c'è già la musica dopo l'arrivo, quindi viene... gli altri sono già sul camper, stai tornando a casa e tu finisci di pedalare, esatto, non è bene. E in questo l'alimentazione anche va di pari passo, quindi certo, anche qui mode, perché comunque ci sono stati degli anni dove negli ultimi anni sembrava che i carboidrati fossero il male assoluto, bisognava essere più magri possibili, è tutto, adesso invece siamo nella fase dove mangiamo un sacco di carboidrati, contano i watt e non il peso, quindi sì, comunque sì, alla fine la potenza che alla fine, esatto, esprime, esatto, e quindi anche quello io ho notato un grande cambiamento, specialmente negli allenamenti lunghi, mangiare tanto, recuperare bene, ti permette di allenarti più forte, più intensamente, più a lungo per più giorni di fila, e questo alla fine poi paga anche quando vai alle competizioni. Quindi per chi anche lo fa in maniera amatoriale, ascoltate Jacopo, lavorate molto non solo sul fatto di pedalare, andare in bici, allenarsi, prepararsi, ma anche prepararsi al di fuori di quello che è il semplice, tra virgolette, semplice stare in bicicletta, perché quella è solo una parte di quella, esatto, che poi, diciamo così, porta un atleta a esprimersi ai massimi livelli. Dicevamo appunto, mountain bike, sport tra virgolette di nicchia, però che cosa hai trovato in questo sport che ti ha fatto innamorare e ti ha detto ok, faccio quello che faccio, perché al di là del tutto di avere contratti, essere un lavoro, però dietro cioè,
fatica, preparazione, sacrificio. Che cos'è che a un certo punto ti ha fatto scattare l'amore per la mountain bike? Ma io penso che sia proprio la competizione in sé, nel senso che comunque mi ritengo un appassionato di sport, ovviamente, mi piace molto lo sport a 360 gradi, però se non corressi la domenica non so se andrei tutti i giorni in bici, anzi assolutamente no, probabilmente sarei già a praticare qualche altro sport, in bici ci andrei sicuramente, ma molto molto meno, molto raramente, quindi direi proprio la competizione quella... Quella sana, quel brivido che ti viene la mattina della gara, quando manca mezz'ora ti si chiude un po' lo stomaco, finché sento quella cosa lì vuol dire che è giusto ancora provarci, essere sui campi gara, perché vuol dire che comunque ancora senti la gara e voglio di fare fatica, e poi anche la dipendenza da fatica, secondo me, quella anche è una cosa che mi sono portato dietro negli anni e mi piace, cioè sì, quando poi non la sento per un po' mi manca proprio, quindi mi fa capire che è quello che voglio fare. Guarda, devo dire la verità che quello che stai dicendo è un po' il discorso che fanno chi fa i trail, quindi chi fa il Tour de Quelli Chan, fanno fatica davvero. Che si sparano 355 sì. km di fila e arriva. Eppure dici, ma chi te la fa fare la fatica? E tanti dicono, sai che quando non ce l'hai ti viene, ti manca qualcosa, diventa... una droga positiva, definiamola così, e quindi quello che mi stai dicendo è effettivamente così. Ti faccio ancora un'altra domanda, per una curiosità mia, tra tutte le gare che hai fatto e fai, qual è la gara che odi di più e la gara che ami di più? Allora, gare che odio di più ce ne sono tante, perché ne abbiamo fatte veramente di durissime, quindi non è per parlare male delle gare, però sono tutte molto belle, anche quelle dolomitiche, però se devo dire per esempio la Hiro, che è una gara pazzesca, incredibile, scenari incredibili, percorso incredibile, però è veramente tanto dura, io... probabilmente il fatto di non averla mai digerita, mai aver trovato un anno dove veramente mi presentavo al via competitivo e riuscivo a finirla in modo decente. Diciamo che testa qua. È rimasta qua, ma ci tornerò e cercherò di farla meglio. Di spattare questo mito. Esatto, però quella lì sicuramente rientra nella top 3 delle gare che odio di più, perché è una fatica che non si addice a me, no? Tra l'altura e la lunghezza della gara, il dislivello, non fa per me. Tra le gare belle ce ne sono tante, io metto sempre al primo posto due a pari merito, che sono la Roc d'Azur, che si corre a ottobre, fantastico. In Francia, pazzesco. Che tra l'altro è verso la fine della stagione, sì, a ottobre. Ma chiunque mi parla di questa gara come un qualcosa di eccezionale. Infatti anche i numeri di iscrizioni sono incredibili. È incredibile, la prima l'ho fatta tra l'altro 20 anni fa, 2004, quindi ero piccolissimo e poi ci sono, quando ho potuto ci sono sempre tornato, e quindi quella percorso pazzesco, gara incredibile. E poi l'altra è la Capolivere Legend Cup, che quest'anno salta, purtroppo non c'è, però anche quella garone, bellissimo. Isola d'Elba, Capolivere straordinario. Diciamo che quando c'è il mare mi piace molto. Ti piace? Mi piacciono le vibes. Queste cose tra montagna, salite e mare, vista mare, è quello più stimolante. Bene, siamo arrivati quasi alla fine della chiacchierata, ma naturalmente Jacopo, già... porto avanti ringraziandoti perché ci hai fatto anche un quadro, diciamo così, un po' fuori dagli stereotipi dell'intervista che facciamo. Sì. Ma dobbiamo rinfrescare, abbiamo detto. esatto, poi tu appunto, tu che sei fresco anche, nel senso che comunque sei social, quindi lavori tanto e sei in mezzo ai giovani, di conseguenza questo c'è voglia di freschezza, soprattutto anche per... come prima hai accennato, abbiamo passato anche il periodo del Covid, che non è stato assolutamente facile e che ha messo in difficoltà tutti. Prima però di chiudere, naturalmente, però sono un giornalista ancora vecchio stampo e ti chiedo, 2024, si è aperta, gli obiettivi di Jacopo Billi per ciò che riguarda la stagione, che cosa ti sei, se effettivamente ti sei posto qualche obiettivo, qualche traguardo, che cosa vuoi vivere quest'anno, questa stagione appena aperta? Allora, gli obiettivi che mi sono posto sono essenzialmente due grossi che mi piacerebbe raggiungere. Uno è un grosso risultato al campionato italiano in Sicilia, Marathon, che tanto si svolgerà il 2 giugno a Le Toianni, in provincia di Messina, se non sbaglio. Che miseria, bellissimo. Sì, infatti sono molto curioso, poi è una gara al mare, quindi ritornano le mie preferenze. Non lo so, non mi aspetto nulla, però voglio arrivarci preparato al massimo, a vedere cosa esce. Certo.
E poi l'altra è tornare in nazionale, perché comunque lo scorso anno non ci sono andato, è stata un po' una delusione, quindi quest'anno mi piacerebbe o europeo o mondiale essere con la maglia azzurra. È un obiettivo concreto, il livello è sempre altissimo, la concorrenza è spietata, poi i posti sono sempre meno, e in più il mondiale sarà negli Stati Uniti, quindi comunque saranno veramente pochi i posti da giocarsi, sì. Però questi sono due obiettivi grossi. Il terzo obiettivo è, come sto già facendo all'inizio stagione, godermi tutti i giorni il mio sport e divertirmi al massimo. Beh Jacopo, credo che le tue parole siano un perfetto esempio che devono prendere tanti che fanno sport, indipendentemente che siano amatori, agonisti, professionisti, perché il semplice fatto di fare qualcosa che ti piace, e tu dalle tue parole traspare il fatto che comunque questa fatica che devi fare per cercare di essere sempre al top è tanta, ma che alla fine dei conti, quando non c'è, manca e si fa sentire. Però ripeto, delle parole importanti, perché se dopo tanti anni, ripeto, sei giovane, ma tanti anni di carriera, tu hai ancora fame, questo significa che in tanti devono prenderti come esempio, e credo che sia la cosa migliore. No, sì, assolutamente, non è mai facile, ma va a periodi, quindi la fame va e viene, però conta anche tanto la stabilità mentale, essere sempre sul pezzo. Però... Beh, non è mai facile, esatto. Essere sempre, non dico lucidi, però essere sereni e tranquilli, perché siamo esseri umani. Ci sono tante dinamiche, no? Il team, esatto. La vita privata e tutto, però... Quello influisce tutto. Però lo senti quando comunque hai quel brivido dentro, come ti dicevo prima. E quello è importante. Quando siete, allora, sono le famose farfalle nello stomaco, esatto. Che si sente in tanti ambiti, ma anche quello sportivo, e naturalmente, come hai detto, finché non l'avrai, sarà che tu ti presenterai la domenica mattina in gara, pronto a dare il massimo. Esatto. Jacopo, grazie mille di esserci venuto a trovare, naturalmente grande in bocca al lupo, e ci rivediamo un po' più avanti, almeno così vediamo un pochettino come assolutamente, crepi il lupo, grazie a voi per l'ospitalità. Grazie, alla prossima, grazie Jacopo. Ciao. Grazie.